Quando parliamo di efficientamento energetico, solitamente ci riferiamo a tutti quegli interventi atti ad avere un miglior rendimento sotto il punto di vista tecnico, economico e soprattutto dei consumi dell'edificio, il che si traduce quindi in maggiori risultati con un minor costo, possiamo dire. Per quanto riguarda l'edilizia, appunto, si può avere una maggiore efficienza andando a isolare i principali elementi che compongono l'edificio, come ad esempio possono essere i muri perimetrali. In antichità si faceva coincidere un maggior isolamento con un maggior spessore dei muri, ma oggi sappiamo che in verità sono importanti anche i materiali che vanno a ricoprire le pareti dei muri. Certo. Questi materiali di solito vengono chiamati, viene chiamato cappotto termico, il che consiste nell'applicare materiale isolante sulla superficie dei pareti, che possono essere materiali di origine derivanti dal petrolio, come il polistirolo e il polistirene, oppure anche di origine naturale, la lana di roccia, la fibra minerale, la fibra in legno.